Guarda, io sono estremamente fiera del lavoro che il Presidente Acquaroli e tutta la Giunta e il Consiglio hanno fatto in questi 6 mesi, perché mi pare che siamo venuti a parlare. Le Marche sono la prima regione per numero di vaccinazioni in Italia, sono una delle primissime regioni che ha attivato ad esempio l'assistenza domiciliare e la vaccinazione a domicilio, una delle proposte che Fratelli d'Italia in tema di lotta al Covid fa praticamente da aprile dello scorso anno. Abbiamo mantenuto l'impegno di bloccare l'iter della riforma sanitaria che era stata fatta dalla sinistra, che portava agli ospedali unici, che aveva già fatto chiudere diversi ospedali in pochi anni. Sul tema del turismo, venimmo qui a dire che una regione che vantava questi scorci scontava purtroppo il fatto che non si fosse creduto nella sua capacità di attrarre turismo. E poi il tema delle infrastrutture, forse la più grande questione per le Marche, e il lavoro che il Presidente Acquaroli ha fatto sull'intermodalità tra il porto, l'aeroporto, l'interporto. Sono delle infrastrutture vicinissime tra loro che chiaramente con una adeguata collaborazione possono fare delle Marche un hub nazionale, internazionale, europeo. E questo è anche oggetto, diciamo, di una diatriba tra noi e il governo sul tema del PNRR per quello che riguarda il porto di Ancona. Noi siamo venuti a dire che le Marche avevano delle grandi potenzialità inespresse e mi pare che su quei temi si sia lavorato con una grande velocità e con una grande capacità in pochissimi mesi, quindi sono molto fiera del lavoro fatto da Acquaroli. Le polemiche mi interessano poco, perché è normale che l'opposizione le faccia, insomma, considero la cosa più normale del mondo, e mi pare che qui di appigli ce ne siano anche oggettivamente pochi. Beh, diciamo, innanzitutto fa molto piacere, perché vedere la vicinanza di chi comunque ha creduto in me, in noi, 6 mesi fa oggi, certifica il fatto, e in questi mesi certifica il fatto che non siamo soli, che camminiamo anche con il sostegno morale, politico, di chi ha creduto in noi all'inizio. Per noi è una certificazione, per noi, per me è una certificazione molto importante. Ringrazio l'onorevole Meloni, perché il presidente Meloni, perché nei suoi interventi anche sulle radio, sulle televisioni, spesso accende un faro, racconta quello che facciamo, e per una piccola regione come la nostra, che molto spesso era ai margini delle dinamiche nazionali, essere riscoperti e valorizzati è per noi un grande, veramente un grande onore.